Buongiorno gentili telespettatori di Teleprima, buon lunedì e soprattutto buon 8 marzo a tutte le telespettatrici. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale proprio con la giornata internazionale della donna. Tante le iniziative a livello nazionale, in particolar modo al Quirinale, una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato come il Premier Mario Draghi e Elena Bonetti, la Ministra delle Pari Opportunità. Prima della cerimonia il Presidente Mattarella ha premiato in collegamento video le scuole vincitrici del concorso Con Rispetto Educando, promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. Tra le altre iniziative c'è stata anche quella del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha partecipato alle iniziative della campagna Choose to Challenge, ovvero Scegli di sfidare, promossa dal network di cooperazione e sensibilizzazione sui valori di parità di genere, illuminando di viola la facciata del Palazzo delle Finanze in via 20 Settembre per una settimana. Intanto, rispondendo all'appello di non una di meno, l'Unione Sindacale di Base ha proclamato lo sciopero generale per la giornata di oggi di tutte le categorie pubbliche e private, con esclusione di scuola e trasporto pubblico locale. In aggiunta a questi appuntamenti, l'Unione Sindacale di Base ne ha organizzati quattro collegati alle lotte e alle rivendicazioni delle donne nei posti di lavoro. Ora il bollettino Covid nazionale: sono 20.765 i nuovi positivi a fronte di 271.336 tamponi, con il classico calo del numero della domenica, che però fa salire notevolmente il tasso di positività al 7,6%. I deceduti sono stati 207. Salgono sia le terapie intensive sia i ricoveri ordinari. Le terapie intensive sono salite di 34 unità, mentre invece i ricoveri ordinari sono saliti di 443. In Campania invece la situazione è delicata, soprattutto con l'entrata in vigore, a partire da quest'oggi, della zona rossa. Sono 24.393 i test effettuati, che hanno riscontrato 2.560 positivi, di cui 185 persone sintomatiche. I guariti sono stati 385, i deceduti 13, di cui tutti e 13 vittime nelle ultime 48 ore. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 145, come vedete in grafica, i posti letto occupati in terapia intensiva a fronte dei 656 a disposizione, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria, 3.160 sono i posti letto a disposizione della Regione tra offerta pubblica e privata, 1.396 sono invece i posti letto occupati. Lockdown locali sempre più diffusi, che porteranno buona parte dell'Italia in rosso, e un monitoraggio costante della curva del virus per intervenire qualora le varianti dovessero salire in modo esponenziale. Questa è la strategia che sta mettendo in atto il governo per affrontare un'altra settimana difficile nella lotta al coronavirus, con la consapevolezza che si potrebbero adottare ulteriori provvedimenti rispetto al DPCM che è entrato in vigore lo scorso 6 di marzo. I numeri infatti vanno a confermare un po' quella che è la preoccupazione degli scienziati, che più volte nei giorni scorsi hanno ribadito quella che è la necessità di rafforzare ed innalzare le misure a livello non solo locale ma anche nazionale, e soprattutto di ridurre la mobilità e le interazioni tra i cittadini. Bisognerà dunque intervenire sul punto, anche se comunque dal governo si continua a ripetere che al momento non c'è in programma l'idea di un lockdown generale, se non altro perché la situazione è particolarmente differente da regione a regione. Ci spostiamo ora a Napoli. Come si diceva, data odierna è iniziato il periodo di 14 giorni minimo di fascia di zona rossa, e alla vigilia c'è stato ancora qualcuno che è stato beccato dalle forze dell'ordine, 47 per la precisione, le persone multate dai carabinieri nella serata di ieri proprio nel capoluogo partenopeo per non aver rispettato le disposizioni anticontagio. In particolar modo tre amici sono stati sorpresi
in un bar al tavolo sui gradoni di Chiaia mentre consumavano un aperitivo. La titolare, oltre alla multa, è stata anche denunciata per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse. All'interno del locale, che è stato poi chiuso per 5 giorni, erano in corso infatti scommesse sulle partite di calcio, sebbene non vi fosse la benché minima autorizzazione. Nel corso dei controlli sono state anche denunciate 2 persone per porto abusivo d'armi. Un 17enne di Miano è stato infatti trovato in possesso di un tirapugni di metallo. Ora un fatto di cronaca nel Salernitano, perché una donna di 57 anni è deceduta a seguito di un incendio divampato in mattinata in un'abitazione di via Padova, a Battipaglia. La vittima lavorava come badante alle dipendenze di 2 coniugi di 88 ed 86 anni. Gli investigatori, secondo una prima ricostruzione, ipotizzano che la donna si sia spesa per mettere in salvo i 2 anziani, ma poi è rientrata in casa per provare a recuperare qualcosa, non riuscendo più ad uscire a causa delle fiamme e dei fumi tossici e perdendo poi la vita. I 2 coniugi sono stati soccorsi e sono attualmente ricoverati presso il nosocomio di Battipaglia, ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Ci spostiamo ora a Caserta. Nella giornata di ieri l'ASL non ha comunicato i nuovi positivi e dunque si rimane con gli ultimi dati certi, ovvero quelli del 6 marzo, che vi riproponiamo. Sono 357 i nuovi positivi a fronte di 3.121 tamponi processati, per un tasso di incidenza dell'11,43%. I deceduti sono stati 4, i guariti 142, per un saldo complessivo che vede un aumento di 211 casi attivi su tutto il territorio di Terra di Lavoro. I comuni che fanno registrare il maggior numero di positivi sono Caserta Città con 445, Maddaloni con 340 e Aversa con 278. In occasione dell'8 marzo e della giornata internazionale della donna, l'assessore del comune di Caserta, Lucia Monaco, ha lanciato il progetto Una pagina per lei. La ascoltiamo in questo video. Una pagina per lei è il progetto che il Patto per la lettura Città di Caserta lancia per l'8 marzo, giornata internazionale della donna. Un giorno oramai celebrato non solo come il ricordo di un'immane tragedia e per fortuna non più come una festa commerciale, ma come occasione di riflessione sulle conquiste sociali, economiche, politiche raggiunte e sulle discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora purtroppo oggetto. Noi del Patto della Lettura vogliamo celebrare questo momento di riflessione comunitaria, dedicando a tutte le donne brani scelti secondo il gusto e la sensibilità e la formazione di ciascun partecipante. Pubblicheremo per 2 settimane su questa pagina dei brevi video che gli aderenti al patto o anche i singoli cittadini ci invieranno attraverso Messenger sulla pagina Facebook del patto stesso o all'indirizzo bibliotecatiscione@comune.caserta.it. Un reading di letture che in tempi di pandemia non possiamo che fare a distanza, ma con lo stesso entusiasmo che avremmo se potessimo riunirci. Sguardi e voci, volte a cogliere frammenti di quel caleidoscopio costituito dall'universo femminile, donne di oggi, donne di ieri, problemi antichi o nuovi, speranze, attese, dolori, amori, fragilità. Parole. Parole scritte da donne, parole scritte da uomini, parole che sono il tessuto stesso della vita umana. La parola, se mal usata, può creare o consolidare stereotipi. La parola ferisce, ma per fortuna la parola cura, la parola guarisce. Noi useremo le parole come legami lanciati per costruire ponti, trame di pensieri ed emozioni, momenti di riflessione. Grazie, grazie a quanto hanno già aderito a questa iniziativa e a quanti vorranno farlo nei prossimi giorni. E intanto, buon 8 marzo a tutti. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli torna alla vittoria e continua ad inseguire le prime posizioni in classifica con uno sguardo vigile al quarto posto, ovvero l'ultimo utile per qualificarsi in Champions League. Allo stadio Diego Armando Maradona, il Bologna è stato battuto per 3-1. Il gol del vantaggio è arrivato dopo 8 minuti con una bella combinazione finalizzata da Insigne, ma nella prima frazione di gioco è la squadra Felsine a fare la partita. I rossoblù sfiorano prima il pareggio con Skovolsen e poi con Palacio, e nella ripresa scendono in campo con ancora
maggior determinazione. Prima è stato annullato un gol proprio al numero 24 per fallo ai danni di Ospina e dopo che gli sforzi del Bologna non hanno dato frutti, il Napoli ne ha approfittato. Al 20° della ripresa Zielinski ha lanciato Osimhen che ha letteralmente bruciato il difensore avversario Danilo e ha segnato il gol del 2-0. Il Bologna però è stato bravo a non darsi per vinto e ha accorciato le distanze sfruttando una disattenzione azzurra, trovando la rete con Soriano, però in soli 3 minuti il Napoli ha ristabilito le distanze dopo un lancio di Osimhen, è stato bravo Insigne a sfruttare l'azione e a depositare in rete il gol del 3-1 finale. Ha pareggiato invece la Casertana a Vibo Valentia, la squadra di Mister Guidi non è riuscita ad andare oltre l'1-1 con la Vibonese, nonostante un chiaro dominio per tutti i 90 minuti di gioco al fischio finale. L'analisi in conferenza stampa di Mister Guidi e di Santoro, che ha segnato tra l'altro il suo primo gol in carriera. Li sentiamo. Diciamo che lo stiamo aspettando da troppo tempo, che come detto tu sono 92 presenze e lo stiamo aspettando un po' tutti. Poi era una partita importante, un momento importante che speravamo in un finale diverso, però ci accontentiamo del punto anche se meritavamo di più. Sì, purtroppo è nata da un lancio lungo, abbiamo letta male, ma per la prestazione che abbiamo fatto meritavamo il bottino pieno, però dobbiamo migliorare anche su queste cose, su queste piccole cose che alla lunga possono portare punti in più. Diciamo che non è cambiato solo Santoro, è cambiato un po' tutto il modo di pensare. Giochiamo più la palla, non che gli anni prima non lo facessimo, però è un modo diverso, come ti ho detto, non è che è cambiato solo Santoro, sono cambiati tutti, stiamo andando alla grande tutti, stiamo migliorando tutti ed è il frutto di un miglioramento di tutta la squadra, non del singolo. Questa è una costruzione che ci chiede il mister, soprattutto in queste partite così, dove la squadra ti aspetta a bassa. È una costruzione che ti aiuta ad uscire meglio con la palla al piede. Poi devo dire la verità, mi trovo bene, vorrei continuare così. Sì, il peccato nasce dal fatto che la partita è stata dominata in lungo e in largo. Abbiamo schiacciato la Vibonese praticamente per tutta la partita nella propria metà campo. La squadra ha creato gioco e chiaramente quando fai questi tipi di prestazioni con questa mole di gioco, sarebbe giusto per i ragazzi che chiudessero con una vittoria e festeggiassero dentro gli spogliatoi. Peccato perché le uniche soluzioni che aveva avuto la Vibonese erano su queste palle giocate profonde per le eventuali spizzate di Plescia e il peccato perché è venuto su un calcio d'inizio che sapevamo che loro calciavano così. Purtroppo la seconda palla non siamo stati bravi ad aggredirla, ad attaccarla ed è venuto fuori il gol del pareggio che vanifica un po' tutta la grande prestazione e la mole di gioco che i ragazzi avevano fatto. Sì, è stata l'unica sbavatura e c'è anche una componente grossa di fortuna perché a volte quelle palle lanciate lunghe sono 50 e 50, non è detto che l'eventuale spizzata vada sui piedi dell'altro attaccante. Insomma, noi potevamo essere più precisi, potevamo e dovevamo essere più aggressivi perché sapevamo che in ogni partita, sul calcio d'inizio, la Vibonese lanciava sulla nostra destra, l'ha sempre fatta, una costante. E quindi loro hanno fatto una giocata che provano sempre, gli è venuta, che vanifica un po' la nostra prestazione. Perché, però poi io devo essere lucido e devo dire che la squadra ha giocato, insomma, sempre con grande continuità, ha dominato gli avversari, non gli ha concesso niente, ha creato i presupposti per tirare in porta con grande efficacia. Quindi, insomma, io penso che la squadra sul campo era giusto che esultassero con una vittoria. Non è così, però mi tengo stretta la prestazione e il gioco della squadra. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro nuovamente una buona giornata e tanti auguri a tutte le donne. Grazie e arrivederci.